Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana, curato dalla redazione di Italia 7. In settimana, l'aula dell'organo legislativo di Palazzo del Pegaso si è riunita per eleggere il nuovo difensore civico della Toscana. Il nome è quello di Lucia Annibali. Lucia Nibali è il nuovo difensore civico della Regione Toscana. Ci sono volute però quattro votazioni da parte del Consiglio regionale per eleggere l'avvocatessa Marchigiana, nota per la sua battaglia contro la violenza sulle donne, di cui porta i segni sul volto. Anibali è un ex parlamentare di Italia Viva, partito che l'ha proposta alla carica istituzionale di garanzia. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della Regione Toscana. Per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui. Che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi eh, volevamo dare alla Toscana una donna, prima di tutto, volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita. E credo che la Toscana oggi esca più forte: ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico. E io, personalmente, come capogruppo di Tel Aviv, di una forza politica che si è assunta questa onere di responsabilità, credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia. E anche, a mio avviso, lungimirazza. Allora, sicuramente una figura apicale, una figura di garanzia è stata come dire, messa sul banco per cercare di dare consistenza è tenuta a una maggioranza che in questa vicenda ha dimostrato sicuramente di, come dire, sapersi ricompattare, tutto questo però a scapito di quello che dovrebbe essere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione, soprattutto nel momento in cui si parla di figure che dovrebbero caratterizzarsi per neutralità, imparzialità e quindi svolgere, diciamo, un ruolo di interesse a tutto campo, quindi scevro da qualsiasi anche solo riferimento ad una storia politica. Questo è quello che avremmo auspicato e questo è quello che invece non è accaduto eh, nel lungo Dibattito in Aula. Tra l'altro, io ho sottolineato anche come abbiamo perso un'occasione anche per cercare di rivedere in qualche modo, quali legislatori, quella che è la stessa figura, diciamo, del difensore civico e della funzione che oggi dovrebbe svolgere appunto quelli che sono gli organi di garanzia della Regione. Quindi non abbiamo neanche saputo arrivare a questa scadenza riorganizzando complessivamente quello che è un istituto fondamentale. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe, dovrebbe essere scelta. Fra eh, persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curricula arrivati eh, con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti. Ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi e adesso lo è in regime di prorogazio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere eh, questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. L'elezione avvenuta con la maggioranza di 23 voti ha visto bruciare tre scrutini a causa del quorum di maggioranza qualificato richiesto dovuto allo strappo dell'opposizione di centrodestra che al quarto tentativo ha deciso di lasciare l'aula in protesta non tanto sul nome scelto quanto sul metodo con cui è stato sottoposto, ossia senza dialogo tra le parti. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente. Una pagina di politica che ha esposto la Regione Toscana alla berlina in tutta Italia. La Regione Toscana, per questa scelta, per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza utilizzando il difensore civico, è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali. La Toscana è stata derisa da Bolzano a Canicatì e dispiace anche se all'opposizione far parte di questa pagina di storia. Purtroppo sul nome eh, di massima espressione di tutto il Consiglio regionale, o almeno quello che noi auspichiamo, c'è stato un colpo eh, da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole la dottoressa Annibali senza condividere questo nome con l'opposizione, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze su colui che, col'è in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modo operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Ritengo che eh, la contestazione del metodo abbia nascosto da parte della minoranza l'incapacità di eh, dire no rispetto ad una proposta di qualità, e anche eh, abbiamo registrato un'assenza di proposte alternative almeno da parte della maggioranza di centrodestra. Quindi l'aula era sicuramente il luogo più deputato dal punto di vista democratico. Si è scelto invece la strada del Laventino, ma lo si è scelto non tanto perché c'è stata una Forzatura da parte della maggioranza che legittimamente ha, avuto, ha avanzato la sua proposta, ma perché c'è stata una fuga dal confronto e da una scelta che, ripeto, eh, secondo noi ha tutte le qualità per poter ricoprire quel ruolo. Interrogazione in consiglio da parte dell'opposizione della Lega sulla questione del Comitato per le celebrazioni del grande Giacomo Puccini, che nell'ultima settimana è stato attraversato anche da polemiche riguardo alla gestione del Comitato stesso. Mentre il Comitato per le celebrazioni Pucciniane rimane ancora in una situazione di stallo in seguito alle dimissioni del tesoriere, il professor Bellini, il dibattito prosegue a ritmo battente e arriva anche in regione. Il presidente Eugenio Gianni ha risposto all'interrogazione del consigliere della Lega Massimiliano Baldini definendola uno stimolo ad agire e a confrontarsi con il ministro San Giuliano. Sulle celebrazioni, il presidente Gianni ha spiegato che la Regione mette risorse e impegno e ne è coinvolta, ma il Comitato nasce da una legge nazionale ed è presieduto dal direttore d'orchestra Veronesi. Nella lettera di dimissione, il tesoriere aveva denunciato mancanza di strategie e interventi spot con destinazione di risorse senza un piano strategico sull'anno Pucciniano. Da qui l'intento di avviare un colloquio con il ministro della Cultura. Gianni ha condiviso poi la preoccupazione anche per le dimissioni di altri componenti, sia del Consiglio di amministrazione come Rosa Maria Di Giorgi del Comitato Scientifico, tutti con le stesse motivazioni. La risposta del Presidente mi, è, eh, mi ha particolarmente soddisfatto per due motivi. In primo luogo, perché ha riconosciuto che noi avevamo in qualche modo compreso, forse mi sento di dire fra i primi, eh, qual era oggettivamente la situazione che si stava svolgendo. E mi ha soddisfatto perché non è stata posta su un piano di natura politica che soprattutto in queste settimane eh, l'argomento ha preso piega. È sbagliato pensare a questo argomento sotto il profilo politico. A noi non interessa la questione politica, non interessa dove Veronesi si candida, ma non è questo il punto centrale. Altrimenti diventa una contrapposizione politica fra destra e sinistra che finisce per non servire a nessuno. Il punto centrale è la gestione del Comitato per le celebrazioni pucciniane, la gestione delle risorse di questo Comitato che hanno in prospettiva un appuntamento importantissimo che porta il nostro Paese all'attenzione mondiale, come del resto Giacomo Puccini rappresenta, non possiamo eh, permetterci di fallirlo. Non è più soltanto un fatto di colore politico o un tema politico, ma è proprio un tema di... Essere all'altezza delle celebrazioni e dell'opportunità che queste celebrazioni rappresentano per la Toscana, per il Paese e per la Provincia di Lucca. Ad oggi non c'è una progettualità, non c'è una visione, ci sono le dimissioni di un tesoriere e quindi chiediamo che venga posta la massima attenzione e che il Comitato cominci a lavorare in maniera totalmente diversa. Il Comitato, e aggiungo anche essendo della Provincia di Lucca, anche la Fondazione Puccini che deve essere protagonista. Il presidente, purtroppo, è lo stesso stesso, eh, apprezzo molto la posizione della Lega che si è espressa prendendo le distanze dalla gestione del comitato, mi auguro che il governo andrà sulla stessa linea. Veronesi è il presidente in carica del comitato per il centenario eh, Pucciniano, sta lavorando, eh, si sono riuniti anche ieri al comitato, peraltro sappiamo che Veronesi farà un ottimo lavoro, che il comitato porterà a termine eh, I suoi lavori, ma soprattutto lo diciamo non soltanto da amanti di Puccini, da amanti della musica, e lo dico anche come lucchese: dobbiamo lasciar lavorare sostanzialmente questi organismi senza troppe ingerenze. Il professor Veronesi è conosciuto e stimato eh, da, eh, da chi lo conosce chiaramente, e quindi anche da noi, e mh, ci aspettiamo sicuramente che per il 2024 saremo nelle condizioni di omaggiare il grande maestro. Assolutamente piena fiducia. La questione iraniana con la repressione delle rivolte popolari nel paese medio orientale sono state al centro di un'iniziativa voluta dall'ufficio di presidenza nel cortile di Palazzo del Pegaso con l'esposizione di uno striscione che riporta i volti delle vittime della repressione. Sono volti di ragazzi e ragazze, di uomini e donne. Sono i volti dei condannati a morte e delle tante vittime della brutale repressione del regime iraniano nei confronti delle proteste che incendiano strade e piazze dell'Iran da mesi, da dopo la morte di Masa Amini. Sono stati esposti in uno striscione nella sede del Consiglio regionale della Toscana, all'interno del cortile del Palazzo del Pegaso a Firenze. Noi siamo stati la prima regione al mondo, la Toscana, nel 1786 ad abolire la pena di morte. E pensare che oggi chi protesta per avere più diritti viene barbaramente... Ucciso con la pena di morte, dal segno che c'è ancora tanto da fare. Siamo al fianco dei movimenti, del movimento Donna, vita e libertà che tenta di con forza di raccontare quello che sta accadendo e spero che eh, tutto questo non venga dimenticato e che anche i media, tutti, non ci voltiamo dall'altra parte perché è una battaglia di civiltà. Masamini, 22 anni, venne arrestata a Teheran dalla Polizia Morale dell'Iran per inadempienza rispetto alle norme sul corretto uso del velo. Era il 13 settembre del 2022, è morta il 16 settembre e da allora l'Iran è infiammato dalla protesta. L'iniziativa fa seguito a una mozione approvata all'unanimità lo scorso 7 dicembre con cui il Consiglio regionale ha preso l'impegno a intraprendere iniziative di sensibilizzazione anche mediante l'esposizione di donne e materiali all'esterno delle sedi consigliari finalizzate a dimostrare la vicinanza delle istituzioni e a sostenere in modo sempre più incisivo la causa del popolo iraniano. Siamo qui uniti al di là dei colori delle sigle e delle appartenenze per dire che tutto il popolo toscano che noi rappresentiamo è dalla parte delle donne dell'Iran. Non è, eh, terminerà eh, la nostra battaglia fino a quando qualcosa di concreto avverrà e dovremo spingere affinché appunto vi possa essere un cambiamento. Noi abbiamo il dovere e ne abbiamo la possibilità. Esce un messaggio di riflessione, dobbiamo trasmetterlo a tutti, per eh, tutti i ragazzi le ragazze, gli uomini e le donne toscane, italiane, occidentali, eh, tutto quello che è la normalità di una giornata. La mattina ci si alza, si sceglie che abito indossare, si sceglie con il gel come pettinarci i capelli, si sceglie dove andare a scuola, chi frequentare, a chi telefonare. Tutte queste che sembrano delle banalità in qualche parte del mondo, per uno di questi gesti si rischia di essere condannati a morte. Io credo che questa sia la riflessione da trasmettere oggi a tutti. Che tante ragazze e tanti ragazzi stanno combattendo la loro battaglia di libertà, noi da cittadini toscani, da rappresentanti delle istituzioni, ci mettiamo al loro fianco. Di questa battaglia, e dalla Toscana, deve arrivare forte un grido di libertà. Per l'Iran, per tutte le ragazze, i ragazzi che combattono per questa che è un elemento ovviamente importante per la loro esperienza di vita e credo che possa essere un segnale ancora più forte, quello della richiesta che parte magari dalla Toscana di interrompere altrimenti le relazioni magari con un paese come l'Iran a livello internazionale, laddove non verrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, magari un segnale importante rispetto al riconoscimento della libertà e dei diritti di tanti ragazzi. Come Parlamento degli studenti, quindi sotto il Consiglio regionale siamo stati. Onorati di poterci mettere in contatto col movimento Donne, Vita e Libertà e appunto per questo abbiamo deciso, oltre a essere presenti qui oggi alla stesura di questo striscione importantissimo con i nomi delle vittime e dei condannati eh, per quello che sta accadendo in questo momento in Iran, di invitarli pure a una nostra plenaria per poter avere un bellissimo momento di discussione, confronto e dialogo con loro in modo tale da ampliare gli orizzonti dei ragazzi che eh, fanno parte del Parlamento degli Studenti, che sono 60 ma che ne rappresentano 160.000 in tutta la Toscana. È è anche Said, rappresentante del movimento Donna Vita Libertà, che ha ricordato come purtroppo i numeri riportati dallo striscione nell'ultimo mese siano drammaticamente aumentati. Ad oggi il numero dei condannati a morte è appena sotto 110, quelli confermati, quelli ufficiali. E purtroppo, da quando abbiamo mandato la grafica di quello striscione ad oggi, quattro almeno di quelli elencati sono stati giustiziati ingiustamente solo perché hanno partecipato alle proteste e hanno gridato per la libertà. Il movimento continua, ci sono le, la, le campagne di disobbedienza civile sono in pieno regime e sta andando avanti e la, diciamo, la macchina di oppressione del regime sta andando a tutto, diciamo con tutti i motori accesi, questo significa che loro hanno paura. E se hanno paura vuol dire che la minaccia alla loro esistenza è seria ed è quello per cui spingiamo noi. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.